dedicare una canzone a te che sento dentro di me. Musica e parole, questa è l'armonia, dolce e pura tu sei. Donna tu sei, speciale compagna, fanciulla e guerriera. Donna tu sai, aspettare il tuo giorno migliore. Tu sei il sole che nasce nel mondo più bello che c'è. Sei un raggio di luce, l'amore che porti con te. Donna sei amica, sei madre e regina, tu mascheri fragili. Aspettare il tuo giorno migliore. Donna che ricerca il tuo amore per guarire e rinascere, mani delicate come fantasie, mai rinunci alla tua libertà. Che lasciano segni incisi nel cuore. Donna tu sai, aspettare il tuo giorno migliore. Tu sei il sole che nasce nel mondo più bello che c'è. Sei un raggio di luce, l'amore che porti con te. Donna sei amica, sei madre e regina, tu mascheri fragilità. Donna, tu sei aspettare il tuo giorno migliore. Tu sei il sole che nasce nel mondo più bello che c'è. Donna, il tuo giorno migliore. Vorrei dedicare una canzone a te che sento dentro di me. Musica e parole, questa è l'armonia, dolce e pura tu sei. Donna tu sei, speciale compagna, fanciulla e guerriera. Donna tu sai, aspettare il tuo giorno migliore. Il sole che nasce nel mondo più bello che c'è. Sei un raggio di luce, l'amore che porti con te. Donna sei amica, sei madre e regina, tu mascheri fragilità. Donna tu sei aspettare il tuo giorno migliore. Che ricerca
lasciano segni incisi nel cuore. Donna, tu sai aspettare il tuo giorno migliore. Tu sei il sole che nasce nel mondo più bello che c'è. Sei un raggio di luce, l'amore che porti con te. Donna, sei amica, sei madre, regina, tu mascheri fragilità. Donna, tu sei aspettare il tuo giorno. Bello che c'è, sei un raggio di luce, vita che cresce in me. Donna, sei amica, sei madre, regina, tu mascheri fragilità. Donna, tu sei aspettare il tuo giorno. Donna, il tuo giorno migliore. Piazza Plebiscito, chiesa di San Francesco di Paola, un dipinto eccezionale, due angeli favolosi. Eccoli qua, siamo per qui con Occhio all'evento, Teleblu Napoli 816, Franco Capasso. Stasera siamo qui perché assisteremo al concerto del tenore pop Giuseppe Gambi per festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Naturalmente Teleblu Napoli è sempre presente agli eventi di Giuseppe Gambi e ci ha onorato per la registrazione di tutto l'evento. Grazie al gruppo dell'associazione Megaride Falcones, che loro si presentano in costume perché è un'associazione un po' particolare, il quale come eventi, come siamo messi? Stiamo lavorando al nuovo calendario, a breve ripartiamo con le attività. Quindi anno nuovo, attività nuove, eventi nuovi. Chiudo adesso perché entriamo nel merito della manifestazione qui dalla Basilica di San Francesco di Paola, Piazza Plebiscito, Napoli. Eccoci qua, Basilica di San Francesco di Paola, Piazza del Plebiscito, una location d'eccezione. Io ho, purtroppo, ognuno ha la sua propria croce, io purtroppo ne ho una sola, si chiama Massimiliano Cimino, che non riesco a colarmelo di dosso, cioè è un qualche cosa di eccezionale. Anche negli eventi importanti come quello di stasera, per i 10 anni di carriera di Giuseppe Gambi, siamo qua, me lo sono ritrovato. Purtroppo faccio di tutto, ciao Massimo. No, grazie per questa bella presentazione, quasi quasi me ne vado, mi giro. No, no, io senza Franco non... Ti chiami Franco, vero? Non posso vivere. Teleblu, la televisione che vuoi tu, vai su digitale terrestre numero... Non mi ricordo. 816. 816, e se non sei lo devo... Allora, Massimiliano è sempre benvenuto nei microfoni di Teleblu. So che stai facendo delle grosse cose, grossi spettacoli, nessuno ti vede più perché oramai non sanno più che cosa vedere, hanno scartato pure lui, quindi di conseguenza è una logica. Basta. Capodanno? No, dico basta con questo entusiasmo, non esagerare, dici di cose normali, altrimenti la gente ci crede che uno è bravo. No, dico, a Capodanno diciamo lo dono dell'ubiquità, devo stare in più posti nello stesso momento, poi ti farò sapere. No, intanto vorrei parlare di questa serata che è veramente fantastica, perché già stare in questa basilica non è poco,
poi visto che c'è un pubblico non da poco, quindi l'adrenalina è sempre alta. E poi quando si tratta di fare arte, il connubio arte e beneficenza è sempre molto molto bello. Poi Giuseppe Gambi è un personaggio veramente pop. Ok, già sta con la testa a Capodanno. Un altro ospite d'eccellenza, ospite ai Giuseppe Gambi, sempre qua, nella persona. Giovanni Caso, buonasera. È uno scenario meraviglioso e ho accettato con molto piacere l'invito di Giuseppe a fare una piccola mia parte in questa location. E sono veramente emozionato perché poi Napoli è meravigliosa, soprattutto a Natale, a Capodanno. Quindi auguro a tutti veramente con tutto il cuore un grandissimo 2020. Diciamo, una location del genere non è da tutti poterla utilizzare, in particolar modo per gli eventi musicali o altro genere. Ma vedo che il pubblico c'è, la sala è piena, non sono controfigure, quindi penso che la sera della domenica del giorno 29 sono qui per ascoltare Giuseppe Gambi. Eventi particolari, Giuseppe Gambi, secondo te cosa farà nel 2020? Ma lui è già un grande che già sta a livello internazionale, quindi credo che proseguirà questa sua carriera, che non si fermerà mai, perché c'è una voce eccezionale e poi c'è una simpatia unica pure quando canta, quindi lui se la suona, lui se la canta in alcuni casi, veramente eccezionale. No, spingere. Guarda, lo voglio un mondo di bene. No, spingere. No. Sto intervistando. Lo conosce. È insopportabile. Ma no, è una simpatia unica pure a lui, ci mancherebbe, è un grande artista, Fa di tutto per togliere la parola agli altri. Non è vero. Ha cercato anche di togliermi il posto da presentatore nella persona di... di Franco Capasso. No, volevo dire una cosa, volevo fare gli auguri a tutti, chiaramente i telespettatori di Teleblu. E lui. E siete forti. E mi raccomando, anche se non è bello, però è simpatico. Guardatelo. Questa era l'imitazione di Frank Sinatra. Esattamente, bravo, proprio quella là. Come fatto a capire? Dall'accento tosco. Mi piace, ma è bravo. Tosco emiliano. Da questa basilica, con i nostri primi ospiti, un grazie. Grazie a voi, buona serata. E un arrivederci. È bello, presente. Questo nuovo anno vi deve portare tanta pace, tanta serenità. Tante belle cose, mi raccomando, fate bravi e siate un po' buoni perché il cuore paga sempre. Arrivederci, Teleblu. Quella che ti dà di più. Sempre di più. Ok, un saluto da Cimino e da Giovanni Caso. Sì, visto che siamo qua, abbiamo il piacere e l'onore di avere due presidenti. Cioè, oltre dopo. Uno è importante. Meraviglioso. No, più importante lui, io dico. Il presidente del Circolo Nautico Posillipo, dove noi siamo ospiti spesso. Graditi ospiti. E lascio a lui la parola con gli eventuali encomi, se ci sono. Ci sono, perché noi stiamo avendo risultati sportivi eccezionali e anche culturali e sociali, perché cerchiamo di fare, come avete già visto anche voi, sempre innovazioni, nuovi libri, nuove idee, cultura, quello che possiamo fare. Siamo sempre ben felici di ospitare sia la parte femminile che la maschile, che noi la femminile abbiamo sudato per inserirla, quindi venite a trovarci al Circolo Posillipo, che è sempre un bel posto. Noi ci saremo sicuramente, perché siamo ben voluti, ben graditi e amiamo le cose nuove, in particolar modo per le associazioni culturali, sportive, di volontariato. Quindi passiamo la parola all'altro presidente. Auguri di buon anno a tutti. Grazie dal presidente del Circolo Nautico Posillipo, quindi passiamo, prego, rimanga qua o di qua. Eccoci qua. Siamo amici. Allora, un onore, gli faccio presentare dal presidente. Va bene. Abbiamo qui. Vi presentiamo il presidente di Miradois, che è anche lì è un'opera eccezionale, è encomiabile perché premia personaggi napoletani, campani, artisti, artigiani, professionisti, quelli che meritano di essere nominati
dal premio Miradois. Quindi oltretutto educa i bambini della zona dei miracoli, quindi è veramente bravissimo. Lo facciamo dire a lui. Allora, no, vabbè, io sono pediatra, quindi per forza di cose sono vicino in genere ai giovani. Adesso sto conducendo nelle scuole un progetto contro l'uso dell'abuso dell'alcol e della cannabis. Comunque ci tenevo a dire una cosa importante a proposito di Giuseppe Gambi, il nostro cantante. Io penso di essere stato un po' lo scopritore, perché circa 10 anni fa gli abbiamo dato un premio quando lui era appena un ragazzino uscito dal conservatorio e venne premiato a Miradois. Miradois sarebbe la collina dove sorge l'osservatorio astronomico a Capodimonte, dove abbiamo questo appezzamento di terra e dove stiamo conducendo anche dei progetti tipo ambientale. Questo è tutto, voglio rivolgere un augurio di buon anno. Di buon anno innanzitutto alla vostra TV, che è sempre molto presente e attiva a Napoli e in Campania. E poi un augurio veramente di un 2020 che sia pieno di soddisfazioni, di successi e di tranquillità e di serenità per tutti. Grazie. Un grazie da parte di Teleblu per la vostra disponibilità, anche da parte nostra viene ricambiata in tutti gli effetti. E quindi gustiamoci il tenore pop Giuseppe Gambi. E poi un buon 2020. Va bene. Grazie. Buon 2020 a tutti quanti e a tutti gli spettatori. Qua ci sono molti followers di Miradois e del Posillipo oggi. Va benissimo. Continuano le interviste d'eccezione. Dopo il presidente del Circolo Nautico Posillipo, naturalmente l'onore, il piacere di avere qui un grande stilista. Un personaggio conosciuto nell'ambito di Giuseppe Gambi, conosciuto in Italia e anche all'estero, lo stilista Luigi Auletta. Buonasera a tutti voi. Sì, Giuseppe, a parte che è un grandissimo artista, è un mio grandissimo amico, e stasera non potevo mancare una serata così bella in un posto, oserei dire, paradisiaco, perché siamo veramente in paradiso, un posto bello. Io qui ci ho realizzato uno spot per Mediaset con Catherine Kelly Lang, l'attrice della soap famosissima Beautiful, e quella serata era una serata dedicata a tutto il mondo femminile, dove tutte queste donne si riprendevano la loro femminilità, la loro bellezza, il loro fascino. Accompagnato con grande amore il volo, la città di Napoli mi ha regalato un'emozione unica, e quindi stasera per una parte ascolterò Giuseppe e per un'altra parte rivivrò quel momento che è stato fantastico. La location d'eccezione, Giuseppe stasera darà il massimo di se stesso, perché per i 10 anni della sua carriera sono molto importanti, quindi dare fiducia a un personaggio del genere significa avere un'autostrada da poter dipingere poi i vari colori del percorso. Assolutamente, io lo seguo sotto la parte dell'endorsement. Giuseppe, sono diversi anni che veste Impero Uomo, e soprattutto lo faccio con il piacere, perché è un ragazzo umile e quando chiede le cose le chiede sempre con il cuore. Sicuramente stasera con Giuseppe, oltre al grande artista, vedremo una persona che con la sua esibizione ci emozionerà. Quindi godiamoci questa bellissima serata alle porte del 2020, e con l'occasione voglio estendere anche gli auguri a tutte le persone che ci seguono sulla vostra emittente, a tutta la città di Napoli e a tutta l'Italia. Un grazie a Luigi Auletta e alla prossima a incontrarla in qualche sfilata di moda. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ha portato la musica terapia negli ospedali e che diffonde la voce del tenore pop Giuseppe Gambi, che quest'anno festeggia 10 anni di carriera, portando il bel canto in giro per il mondo. In collaborazione con l'Associazione Culturale Angeli della Musica partecipa a questa serata anche l'Associazione Gioia di Vivere Onlus di Piano di Sorrento, che da 20 anni supporta i bambini affetti da malattie gravi negli ospedali. Giuseppe Gambi è diventato il loro testimonial esibendosi in numerosi eventi. Ringraziamo il parroco Mario Savarese per averci ospitato in questa meravigliosa basilica e tutte le istituzioni. Grazie. Buonasera a tutti, buon fine anno e grazie per questo grande calore della mia città Napoli, grazie di cuore.
è bellissimo e commovente per me cantare davanti a tanti amici e cantare qui, in questa chiesa dove tante cose belle sono accadute. Spero che questa sera, questa serata piacerà. Con me abbiamo il bravissimo Francesco D'Acunzo, il nostro bravissimo, che vi meraviglierà. Ci sarà la nostra Antonella della Scuola, la pianista. Abbiamo tante coreografie, abbiamo un coro, abbiamo tanto amore per la musica, abbiamo tanti amici. Grazie di cuore per essere tutti qua. Iniziamo subito con un saluto che mi va di fare con tutto il cuore alla nostra Madre Celeste, alla nostra Madre che ci protegge nel momento più importante del fine anno, l'Ave Maria di Schubert. Concerto che è condiviso in un unico amore, che è l'amore per la musica. E l'amore per la musica, io nel mio piccolo ho fondato questa piccola associazione che si chiama Angeli della Musica, e insieme a un'altra associazione che quest'anno compie, pensate, 20 anni nell'operato di fare del bene per delle famiglie assistiti e dei bambini. Sto parlando della Gioia di Vivere Onlus di Sorrento, a cui fare un grande applauso, perché è anche grazie a loro che mi trovo a cantare in tanti posti bellissimi. Abbiamo fatto tante opere di beneficenza. Io sono un napoletano e porto il nostro bel canto in giro, e ringrazio doverosamente il parroco Mario Savarese, che ha dato l'opportunità di poterci ospitare in questa meravigliosa basilica con un nuovo pezzo che ho portato per tutti voi. Lo farò in compagnia di un grande coro, il coro delle Mani Bianche, diretto da Maria Teresa Visone, a cui farei un grandissimo applauso. Pensate, questo coro ha visionato tanti posti incredibili del mondo, ha cantato per il Vaticano ed è qui questa sera per noi. Vi invito a scendere, perdonate, non sarà facile riuscire a gestire bene i cori e tutti gli ospiti, però mi sento, perché è un momento di grande commozione, di ospitare questo coro che veramente ha un grande amore per la musica, e noi siamo molto contenti di essere qua tutti quanti.
Bene, in attesa che arrivano anche i presentatori della serata per problemi di traffico, ma siamo tutti qua, mi sembra che siamo anche un bel po' e siamo contenti, vuol dire che abbiamo seminato bene. Mentre scende questo bellissimo coro, io canterò un pezzo meraviglioso, un pezzo che è dedicato a lui, a San Francesco di Paola. E dopo vi dirò anche perché mi trovo in questa bellissima basilica. Il mio pensiero per San Francesco col fratello Sole e sorella Luna, dedicato a San Francesco. Per voi, un attimo che arriva il coro, ecco il nostro bel coro, facciamo un applauso. Grande amore e coraggio. Eccolo qua. Viva! Benissimo, benissimo. Siamo pronti? Andiamo un po' dalla regia. Bello avere questo coro di grande emozione, veramente. Napoli.
qui il coro delle Mani Bianche diretto da Maria Teresa Visoni, una donna di grande cuore che è qui e siamo veramente contenti. Grazie Maria Teresa di essere qua, un pubblico davvero caloroso, grazie, grazie mille. Bene, 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 siamo molto contenti. Adesso spaziamo un po', perché io sono il tenore pop, se no la gente dice ma questi chi è? A me piace nei miei spettacoli portarvi a fare un viaggio musicale tra le melodie più belle, però adesso, dopo questo momento così bello, romantico, ma soprattutto di grande cuore e d'amore, io direi di far venire un ospite che parlerà di qualcosa di forte, di queste feste di Natale, parlerà di questo momento importante che ci stiamo avvicinando a salutare il nuovo anno. E quindi io direi che qui questa sera con noi, in questa bella platea napoletana, abbiamo un grande ospite. Lui è un comico e un imitatore, però lui sarà serio e vi dirà qualcosa di potente e di importante. È con noi il grande Massimiliano Cimino. Eccolo qua. Io me ne vado, No, io vorrei fare subito un applauso, mi sono emozionato perché queste sono le cose belle da vedere, davvero? Facciamo un applauso tutti quanti, siamo tanti, quindi facciamolo corale, facciamo un applauso corale al coro, ci azzecca pure, no? No, mi sono voluto mettere in tinta pure io, ma le sciarpe due sono inimitabili, non possiamo essere. Giuseppe Gambe è unico! Scusate un momento, cioè, perché io sono venuto qua, no? Cioè, ho chiesto il permesso, siamo nella basilica, gente, dammi il permesso di andare un attimo sulla terra, cioè, già dice una cosa, adesso se ne chiudi, cioè, chi se intanto se ne va, così, si fa. Cioè, buonasera a tutti quanti, da, sai, ci avete capito chi sono, perché a volte, chi sono? Cioè, allora, brava, doppiamente brava, cioè, gente, facete l'applauso per lui, hanno fatto l'applauso loro. Cioè, gente, appena arrivo qua ti chiamo, che l'ha già chiamato un attimo, ci ha già spiegato un attimo la situazione qua. Aspettate un attimo, sto chiamando perché lui quando 7, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 7, 9, 3, 6, è lontano la nega, perché buono. Uno, allora. È apparso. Facciamo l'applauso, chi è così? Allora, cioè, ti voglio dire, casa tutti i centri per bene, lasciali stare qua, ci sei tutti qua. Guarda, tu stai facendo tante cose belle, però stai facendo qualche cosa, stai sbagliando, che cioè, non è possibile, stai chiamando troppa gente vicino a te, artista, cabarettista, presentatore, musicista, voglio, tu vuoi spiegare qualche politico stamattina, caro? Ma, cioè no tutto quanto, solo quello che non... non so, cioè solo quello... Ma ti dico qualche politico bravo, chi è bravo per esempio? Dite qualche politico bravo, se no facciamo una brutta figura pure con... Aspetta, il signore è fatto così, sta ballando a Magaretta. Fate di tutto uno politico buono, uno. Di Maio, autore di cittadinanza, signore. No, chi è Salvini? Mi stanno raccontando in barzelletta, se lasci stare. Facciamo una cosa, parliamo una cosa. Tu comunque stai sbagliando perché su fa... Che dice? Libero arbitrio. Chi c'ha zecchi come ho fatto? Allora perché a Juventus legge sempre campionati? Spiega come sto fatto. Libero arbitrio. In da Juventus l'abito non fu libero, fa l'attaccante in da Juventus. Stai sbagliando, comunque. No, però io volevo... Facciamo finta che stiamo divertendo. No, perché è difficile poi vedere tutti quanti che... Guarda, io volevo portare un personaggio di Napoli che veramente ha dato tanto al calcio. Io voglio presentarvi Diego Armando Maradona. Io sono contento di stare qua questa sera, sicuramente di stare qua nella basilica è la cosa più bella della mia vita, sicuramente. Io sono stato tante volte nella chiesa e
Mi piace tornare a Napoli tante volte a me sicuramente. Sì, perché quando torno a Napoli posso salutare quei 50-60 figli che ho lasciato in giro per il mondo sicuramente. Questa è la cosa che volevo dire. Però la cosa che volevo dire importante è che adesso che Ancelotti se n'è andato, sicuramente con Gattuso vinceremo il campionato. Sì, le Serie C però sicuramente, questa è la cosa che volevo dire, però vi volevo adesso con la mia voce presentare una cosa finale, così lascio lo spazio a Giuseppe che è giusto. Vi volevo fare una piccola chicca, visto che è passato Natale e quindi per me è molto importante, è una cosa a cui tengo, una piccola chicca di Natale in casa Cupiello. La commedia iniziava con Pupilla Maggio che entrava in scena. Maronna mia bella e tu fritto, mamma ruca, maronna mi. Maronna mia bella. Lucari è scelto che si è fatto tanto, Lucari. A sera sei privo di andare a letto, e che subito si fa giorno, e lei con c'è fa freddo fuori. Lucari, hai voglia, si cela. E questo Natale si presenta come comanda il Signore, con tutti i sentimenti. E con c'è fa freddo fuori. A da voto, Lucario, questo già l'avete detto, fa freddo, il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnato, fa freddo, insieme, venite qua, fa freddo, ah. E con c'è avesse dato una mazzata in capo, che è questa cosa? Piace da me a Tommasino che si è fatto tardi, Tommasino, Sosete, che quest'anno ci ha fatto un presepe più bello in aula, Sosete. Se non mi portate la zuppa di latte dentro al letto, io non mi soso. No, tutto il soso. Ah, se no tu vai a l'ospedale che non tieni il servitore. Te, tua madre è una serva? Tua madre è una serva? Tua madre non serve! Dico brutta gente, puzzati tu per la mano! Dico brutta gente! Io volevo salutarvi, così facciamo entrare il grande tenore, il nostro amico, il fine dicitore, Giuseppe Gambi! Forse vuole essere presentato a Maurizio Costanzo. Buonasera a tutti, benvenuti qui alla Basilica, come state? Bene? Avete mangiato? Siete immobili? Vi siete riempiti, eh? Complimenti, salve. Giuseppe Gambi, sei cambiato, eh? Prima eri diverso, Giuseppe, che hai fatto? Buonasera, prego. Buonasera, sono Antonella De Laurentiis. La parola a lei, arrivederci. Buonasera a tutti. Nell'attesa che arrivi Giuseppe Gambi, che ritorni qui a deliziarci con le sue bellissime melodie natalizie, siamo qui tutti riuniti, c'è un Giuseppe che è così grande, direi, un cantante pop napoletano che ha riscosso grande risonanza e quest'anno festeggia i 10 anni della sua carriera. Una carriera brillante, una carriera ricca, dove si sta facendo apprezzare da un grande pubblico internazionale e dalla critica. Diremo quasi un artista futurista. Adesso ritornerà qui tra noi e ci canterà una bellissima canzone, Astro dei Cieli. Giuseppe Gambi.
Ed eccoci ritornati, ma quindi che fate? Ecco Giuseppe Gambi. Ancora grazie a Massimiliano Civino, lo voglio salutare, grazie per l'ospitalità. C'è un pensiero anche per te con la nostra associazione, non andare via, magari ce lo danno due minuti e te lo diamo perché abbiamo piacere della tua, del tuo intervento gratuito, grazie di cuore. Grazie Giuseppe. Ho cambiato look, spero che vi piaccia, ho il piacere di essere vestito dal grande Luigi Auletta Impero Couture e questa sera c'è un'ora che qui tra noi. Giuseppe, dopo Astro Decelli cosa ci canterai? Ma guarda, adesso, visto che comunque questo è un concerto di fine anno, non è proprio un concerto natalizio, io ho voluto fare un viaggio tra le melodie più belle, sono arrivati anche degli altri amici che ne apprezzavo tanto, come il clinico, come il chirurgo Silvio Smeraglia, della bellezza, perché ci vuole anche la bellezza che è presente in questa serata. Ci sono tanti amici che poi saluteremo perché veramente ho piacere e sono persone che hanno affetto per me. Non è facile portare tanta gente, ci siamo riusciti con il cuore e con la semplicità, quindi fateci un bel applauso. Tu riesci. Questo è un concetto di stare insieme, diciamo la verità, sta suscitando grandi emozioni la sua voce, è calda, ci riscalda e entra nei nostri cuori. Bene, cara Antonella, adesso faremo un momento dedicato al Natale, come sempre col coro, perché è bello averle qua. Benissimo, è bello creare un'emozione con loro con una canzone natalizia che è Ad Est Fidelis. Venite fedeli in questa Benissimo. Meravigliosa chiesa. Vai. Per voi, Ad Est Fidelis. Bellissimo coro che è ancora qui presente, non lo vogliamo far andare via perché dobbiamo regalare un omaggio al Natale, a quello che è stato questa bellissima, come dire, questo periodo che ci ha accomunato tutti insieme. Quindi io ho portato per voi un omaggio al Natale, con un mix di Natale, con tutte le melodie più belle. Per voi, la melodia di Natale per tutti i vostri cuori, in tutte le vostre case. E la canteremo tutti insieme.
Grazie. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli, accarezza il malato e l'anziano, spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria, dalla disoccupazione, dall'ignoranza, dall'infedeltà, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi, liberandoci dal peccato. Sei tu, il vero e unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità. Vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. Giovanni Paolo II. Grazie e auguri a tutti. Buon anno. Davvero toccante, the prayer. Ecco di nuovo Giuseppe Gambi. Tu che ci riscaldi sempre. Grazie, facciamo un applauso grandissimo a Giovanni, che veramente con questa poesia, con questa declamazione ha urtato le corde più profonde del nostro cuore. Grazie Giovanni.
grazie di cuore, grazie alla musica che unisce. E c'è un'altra canzone che ho voluto portare qui questa sera, in tema sempre d'amore, verso l'amore universale, un amore che ci fa stare bene, un amore verso la donna, e quindi per voi una perfetta sinfonia, con Perfect Symphony, per voi. Ottaviano, siamo contenti di avere con noi anche la società Cappello Calabro Lucano, Autofarma, grazie veramente di cuore, il mio amico Mario Passaro, il grande Luigi Auletta, siamo contenti, la giornalista Laura Caico, Teresa Lucianelli, il grande Lord Max, mio grande amico, che ci seguono per tanti spettacoli. Bene, ho ringraziato un po' di amici, dopo ringrazierò degli altri. Non so se sono passate le nostre amiche a portare un po' di buste, mi raccomando, siate buoni, perché bisogna essere sempre buoni nella vita. A me hanno aiutato tanto le persone, e c'è lì un santo che dopo vi racconterò prima del finale del concerto, che ci sono due persone sedute vicino che hanno fatto tanto per me e la mia musica, anche per arrivare a festeggiare questi 10 anni di carriera. Adesso facciamo un omaggio a Napoli perché siamo a Santa Lucia, e quindi per voi Santa Lucia, con la bravissima Antonella e Francesco alla direzione e il nostro coro. Oh,
nostri musicisti, con Antonella De Pasquale e Francesco D'Agosto. Grazie, grazie a tutti. Bene, adesso un'altra pianista, un altro momento, una persona che accompagna il mio percorso da tanti anni. Lei è Lauren e ci farà ascoltare un momento dedicato alla vita. Un momento dedicato alla vita è bella, di Nicola Piovani. Per voi la vita è bella e ci vediamo dopo per il gran finale. Non andate via, mi raccomando, perché ci sono ancora tante sorprese. Grazie a tutti, a tra poco con Lauren, la vita è bella.
per il suo momento particolare di intrattenimento. Grazie anche al modello. Bene, bene, ci avventuriamo verso il gran finale. Adesso volevo fare una canzone romantica, però siamo sempre in chiesa, non le possiamo fare. Però possiamo fare una canzone bella, una canzone che ci fa stare bene col cuore a tutti quanti. È O Sole Mio, O Sole Mio, la possiamo fare, questa. Allora facciamola per tutti quanti, questo sole mio che possa sempre splendere in questa meravigliosa cattedrale qui di San Francesco. E poi ci sarà il gran finale, che canteremo due canzoni, che saranno due canzoni, una canzone bella, una canzone che ci fa stare bene col cuore a tutti quanti. E O Sole Mio, la possiamo fare, questa. Allora facciamola per tutti quanti, questo sole mio che possa sempre splendere in questa meravigliosa cattedrale qui di San Francesco. E poi ci sarà il gran finale, che canteremo due canzoni, che saranno due canzoni importanti. Restate ancora un po', perché è importante questa canzone che vogliamo presentarvi con il coro dei bambini. Vediamo se ce l'abbiamo. Facciamo così, come ho visto un po' di persone, vogliamo solo, facciamo la canzone invece, facciamo dopo, la facciamo dopo. Adesso invece cantiamo una canzone dei bambini, che è giusto dare spazio ai bambini che sono qua e aspettano. Questa canzone è stata scritta da un mio grande amico che è qui presente, è un compositore che sta insieme a me facendo questo percorso della musica, che è molto tortuoso, ma ci sono anche delle soddisfazioni, come questa sera avere comunque un bellissimo pubblico con voi e con questa canzone che si chiama Gioia. Gioia in tutti i vostri cuori, come augurio del buon anno. Lui è Luigi Borgia, è qui con noi, è un grande amico, facciamoci un grande applauso, eccolo qua, una persona che ama la musica, una persona che nella vita ha avuto un grande dono, e noi siamo contenti. E questa canzone si chiama Gioia. Stella, c'è una stella.
ed anche il nostro saluto. Ma grazie a Giovanni Andreoli di aver diretto questo bellissimo gol. Questa canzone la trovate nel mio CD, quindi mi raccomando, dopo, alla fine del concerto, prendete il CD, così vi faccio anche un autografo e la mia musica nelle vostre case. Bene, siamo quasi alla fine, avevo promesso questo sole mio, lo facciamo perché dopo c'è lui, c'è San Francesco che mi deve aspettare, perché che ringrazio anche questo qua. Là ci sarà la penultima canzone che canterò. Per voi il mio saluto con Oh Sole Mio, vai! Una bella serata, grazie di cuore a tutti quanti, tanti
assessore, sono venuto qua, grazie di cuore alla preside che ci ha portato a salutare, anche all'assessore di Ottaviano. Siamo molto contenti, grazie, grazie di cuore, grazie di tutto. Non lo direi come ci dice. Siamo stati bene, sì, dobbiamo fare la canzone prima di questo brindisi, come vi avevo promesso, all'impiedi, perché è grazie a questa canzone che io sto qua. Quindi restate a sentire questa canzone, perché si chiama Caritas. Questa canzone è stata scritta per San Francesco di Paola, dal mio amico che sta qui presente, che gli chiede ad alzarsi, Giorgio Selvaggi, che viene da Cosenza direttamente qui in questa magnifica cattedrale. La canzone si chiama Caritas ed è per tutti voi come omaggio alla pace. L'abbiamo scritta per voi. Thank you.
e restate qua che ci facciamo un po' di foto. Andate a prendere tutto il mio CD che ve lo fotografo a tutti quanti. Viva l'amore, grazie Paola Fiorentina. Ciao a tutti, ciao! E lei è Paola. Buonasera, tanti saluti e auguri a tutti. La solita sciabolata, sì, solito bicchiere di champagne. Certo, per brindare un incontro, l'incontro con Cristo oggi nel giorno della festa della Sacra Famiglia. Ricordiamo amore, positività e solidarietà con l'associazione Gioia di Vivere e con l'amico tenore Giuseppe Gambi, che ci sia sempre in tutte le case, nelle famiglie, amore per la vita, per le persone sole, separate, per i single, per gli ammalati. È un momento importante questo, non è retorica, amici, essere buoni ci aiuta ad andare nella vita, a essere positivi nella vita e ad amare il prossimo. Questo è diciamo, un concetto fondamentale che debbono avere tutti gli esseri umani. È un momento particolare per Giuseppe, perché Giuseppe, noi siamo la TV ufficiale di Giuseppe Gambi, anche tu sei un personaggio che entra nell'entourage di Giuseppe. Cosa si prova quando Giuseppe tira fuori quell'adrenalina che ha dentro? Una grande emozione nel cuore e nell'anima, perché la sua voce questo da tenore emoziona tutte le persone e dà un senso di positività ed è molto importante per le persone ammalate o che stanno giù di morale. Per questo è anche una funzione sociale, il suo canto. A me ha aiutato molto, anche a mia madre e alla mia famiglia. Noi siamo suoi fans e attivi sostenitori e io gli ho regalato queste mie sciabolate quando lui canta la Traviata, Libiamo gli Etica, proprio per brindare ai suoi 10 anni di carriera e per brindare alla vita ed essere di buon augurio da maestra di sciabola a Reims. Quindi sono forse l'unica donna nel sud Italia a essere maestra di sciabola a Reims. Da cosa nasce questa
Sì, nasce questo corso di maestra di sciabolatrice e poi in un secondo momento anche di maestra di sciabola, nasce dall'esigenza di voler emozionare le coppie di sposi al momento della torta, perché io sono anche organizzatrice di eventi e di matrimoni e cercavo, a parte i fuochi d'artificio al momento della torta, la musica, le bolle di sapone, cercavo un elemento in più nel momento in cui insieme gli sposi univano le mani e dovevano tagliare la torta, e questo elemento in più è stata la sciabolata con lo champagne, perché il brindisi, il primo brindisi da marito e moglie, fosse consacrato con una sciabolata che, come dicevano i cavalieri di Napoleone e Bonaparte quando vincevano le battaglie a cavallo, santé bene champagne, salute bene champagne, è quello che io auguro a tutti. Una spiegazione molto dettagliata. È un hobby o è un lavoro? È veramente tutto ciò, come dice San Francesco, che facciamo col cuore e con l'anima, non è un lavoro, è una passione, quindi diciamo che è una passione. Complimenti, perché sei un personaggio. Grazie. Sei una grande artista e sei anche una grande imprenditrice. Grazie di cuore, ne approfitto per fare tanti auguri di buon anno a tutti, amici, cari saluti. Ciao. Ciao. Finito il concerto, un concerto entusiasmante, un concerto molto profondo, un concerto molto professionale che Giuseppe Gambi ha voluto donare a questo pubblico meraviglioso, una basilica di San Francesco di Paola stracolma per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per quella serata di Capodanno. Abbiamo qui uno dei tanti ospiti che stasera hanno partecipato a questo evento, il mago Marvin. Ciao Franco, buonasera, buonasera a tutti. Non potevano mancare per questi 10 anni di Giuseppe, che veramente sta dando tanto alla canzone di spessore, con tanto entusiasmo, tanta professionalità. È un caro ragazzo e ha tutta la mia stima professionale. Gli auguro di festeggiare tantissimi altri anni. Noi saremo felici di assistere a un tuo spettacolo, quindi ci autoinvitiamo. Sì, prossimamente abbiamo delle cose al Teatro Salvo d'Acquisto che stiamo studiando, uno a febbraio e un altro a marzo, poi daremo le direttive finali. Sarò inserito in alcuni spettacoli last minute. Grazie e alla prossima. Grazie, intanto buon anno, buon 2020. A presto, grazie. Ciao Franco. Ciao. Ciao. Continuano i saluti naturalmente a due bellissime presenze. Una di là, un altro di qua. Mi sento incolonnato perché sinceramente essere in mezzo a due donne del genere è un piacere. Abbiamo un personaggio della TV web. Sì, Maria Grazia, buonasera a tutti. E colgo l'occasione di darvi un bacio e augurarvi un buon 2020 esplosivo, un anno spumeggiante a tutti voi. E ringrazio tutti per questo evento, è stato magico, brillante e per lo più con il nostro tenore Giuseppe è un'eccellenza. Davvero essere orgogliosi di avere lui a Napoli per la sua voce internazionale conosciuta in tutto il mondo. Grazie. Adesso facciamo capire anche il perché indossi questo vestito, perché alla mia sinistra c'è la stilista Tiziana Grimaldi. Buonasera, ciao Franco, sì, lei è una delle mie modelle, Miss Curvy, perché io insomma adotto una politica un poco particolare riguardo la moda, perché per me la bellezza è un concetto universale, quindi io vesto tutte le donne di tutte le misure e di tutte le età. E a breve ci saranno delle news per il 2020, anche eventi a sfondo sociale, perché io da tempo mi batto diciamo contro la violenza sulle donne, un tema che purtroppo è diventato una piaga sociale, e voglio che attraverso l'arte e la moda si possa far rumore. Il concerto di stasera?
Il concerto di stasera, devo dire la verità, ha grandi emozioni, al di là di questa location suggestiva che devo dire veramente trasmette tanta emozione. E poi Giuseppe Gambi, cosa dire, di un carisma trascinante, quindi veramente onoratissima di essere qui stasera e di aver presenziato con una delle mie modelle testimonial curvi, come dicevo prima. Cosa si prova a sfilare in una location del genere? Ecco, è un'emozione indimenticabile, è come vivere un sogno che si avvera in realtà. È il sogno di tutte le donne, soprattutto le donne che hanno un sogno nel cassetto. Io questa sera l'ho realizzato grazie alla mia stilista Tiziana Grimaldi, che indosso quest'abito molto... Facciamo una panoramica, se ci fai una volée. Panoramica di questa bellissima... È bellissimo, quindi e la creazione di questo ombrellino molto particolare, come ben vede, con la creazione di questo ombrellino molto particolare con tutte queste belle luci che illumina la vita, è solare come noi tutte donne che rappresentiamo il sole di Napoli. E quindi io quest'estate ho partecipato a un concorso di bellezza e ho vinto una fascia di Miss Mediterranea città di Napoli, quindi rappresento la città napoletana come una bellezza giunonica più che altro, quindi una curvi, una donna napoletana, una curvi in curva, una donna tutta curva, una donna vera. Vabbè, certo, comunque grazie ancora di essere veramente onorata di aver partecipato a questo evento e di una voce brillante, di una voce unica del grande tenore. E poi colgo l'occasione di risalutare tutti voi e di avere un anno brillante. Grazie. Grazie a te. Tiziana, spero di vederti al prossimo evento. Sì, Franco, sicuramente ci vedremo, anche perché lo sai, noi dobbiamo comunque unire le forze e fare dei bellissimi progetti per questo 2020. Maria Grazia rappresenta proprio è la testimonianza del fatto che la donna può farcela, quindi può rinascere, può avere la sua rivincita, e quindi io do questo messaggio a tutte le donne di poter sperare e credere in se stesse in questa rivincita. Ti auguro un buon anno e auguro a tutti quanti voi di Teleblu buon anno. E Teleblu è la TV che ti dà di più. Senz'altro, ci credo. Ciao. Ciao Teleblu, un anno tutto blu. Finito un concerto, un grande evento in un location eccezionale, la Basilica di San Francesco di Paola. Qui abbiamo il parroco, colui che gestisce la struttura. Penso che sia stato un evento di una certa importanza. Penso che l'ha emozionata perché l'ho vista che era presente quando Giuseppe cantava. Cosa ne pensa di questo evento? È importante perché in questi tempi dove ci circonda tanta negatività, ecco, avere un evento che ci possa innalzare, far riscoprire il bello che ci circonda, ecco, è fondamentale. È un messaggio di speranza, ecco, che viene anche dal canto, perché l'arte, come sappiamo, è sempre una via che ci porta a Dio, a fare esperienza di Dio. E quindi grazie a Giuseppe perché ha voluto donarci questo momento, e speriamo che il messaggio che è stato lanciato, ecco, venga accolto. Auguri di buon anno. Quindi un grazie a Padre Mario, naturalmente Giuseppe sold out anche qui in questa basilica. Cosa si prova dopo un concerto del genere?
Ma sicuramente l'emozione è tanta, perché vedi il calore delle persone, è una cosa che ti resta nel cuore. Questa serata è veramente importante per me. Voglio ringraziare fortemente padre Mario Savarese, perché ha creduto in questa cosa di fare un concerto qui in fine anno, perché noi sappiamo benissimo che è molto difficile portare un concerto in una chiesa, soprattutto nel mio stile, che è uno stile da tenore pop, però con la mia melodia io ho cercato di portare nei cuori delle persone un momento d'amore universale, con delle canzoni con uno sfondo anche sociale. Abbiamo fatto stasera, presentato questa canzone con i bambini, ma soprattutto abbiamo portato il coro delle Mani Bianche con la direzione della professoressa Maria Teresa Visone, che è stato veramente il fiore all'occhiello della serata, perché lì abbiamo capito qual è la motivazione perché siamo qui tutti. La musica unisce e ci fa stare bene e guarisce, e ho visto negli occhi delle persone veramente un forte amore e un forte calore, sia per me che per tutto il gruppo che mi ha seguito. Quindi dico veramente grazie a tutti per essere stati qua. È stata una serata bellissima, vedere una chiesa gremita per me è oggetto di orgoglio, mi fa restare sempre di più in questa bella Napoli che avevo deciso un po', ecco, di allontanarmi. Invece no, stiamo a Napoli. Mi è dispiaciuto che le istituzioni non siano venute, perché ci tenevo veramente tanto, però cercherò di farlo sapere. La cosa importante è che la musica ci fa stare bene, quindi andiamo avanti con fierezza, grazie ai tanti amici che sono venuti, come per l'appunto gli amici da Roma, chirurgo Silvio Smeraglia, chirurgo della bellezza, perché la bellezza e la felicità, e quindi io l'ho voluto in prima fila proprio per celebrare questa motivazione importante. E poi padre Mario, che con la sua semplicità ha accolto il mio entusiasmo, e insieme abbiamo realizzato questa cosa, che abbiamo visto che la città di Napoli ha risposto bene, soprattutto c'erano molti turisti, per me questa è la cosa bella, portare un messaggio alla gente che viene qui a Napoli e va via con qualcosa, è andato via con un concerto di Natale, se vogliamo un concerto di fine anno, fatto col cuore e fatto con semplicità. Ma la cosa bella è quella che riempie, ripeto, sempre le mie giornate, è una grande passione. Quindi viva la passione, che questo 2020 sia ancora più forte di passione, ancora più integro di valori, con questa mia canzone anche di Caritas dedicata a San Francesco per i 600 anni della sua nascita. E grazie a questa canzone che io sono qua, perché padre Mario mi ha conosciuto grazie a questa canzone, che io ho fatto un evento qui al Porto e lui poi mi ha detto: vieni nella mia chiesa che ti farò cantare. È stato di parole, lo ringrazio, quindi viva lo stare insieme. Grazie. Solo una parola naturalmente al dottor Smeraglio. L'ho vista coinvolto, lei era seduto in prima fila, vedevo che quando Giuseppe iniziava a cantare l'adrenalina saliva in lei. È vero, la sua voce tocca l'animo, tocca i nostri cuori, le sue melodie ci aprono il mondo intorno, ci apre la bellezza di questo bellissimo tempio dell'amore di Dio, ci apre quindi al nuovo anno e ci fa vibrare verso la direzione giusta. Quando canta Vincenzo noi ci commuoviamo, e quindi siamo davvero lieti e grati per questa bellissima serata, e anche grazie a Padre Mario che ci ha consentito questa realizzazione. Io come spettatore, come ascoltatore, ho visto tutti quanti, erano davvero emozionati e presi dalla bella serata. Penso che qualcosa non è cambiato stasera. Lui è stato il protagonista di questo piccolo cambio nel migliorarci e predisporci meglio per il nuovo anno. Giuseppe, l'ultima parola. Buon anno a tutti, buon 2020, un saluto al 2019 che è stato un anno importantissimo, di grande semina, e vedere tutta questa gente in questa chiesa ha significato che abbiamo seminato bene. Dobbiamo continuare a seminare, dobbiamo continuare a crederci, perseverare, farlo sempre con grande amore. Il buon Dio vede e provvede. Ci sono delle cose che vanno aggiustate, perché come tutte le cose fatte in fretta, ogni sera un concerto, insomma, non è facile organizzare. Ho visto momenti dove la gente voleva capire cosa si facesse, invece io col mio modo di essere napoletano ho improvvisato, però è piaciuto, piace, quindi viva anche l'improvvisazione. Siamo stati bene, un bellissimo staff, mi auguro di vederli tutti a teatro, anche perché era una serata gratuita, mi auguro di vederli tutti a teatro, che mi sorreggono ancora forti per credo marzo, e incrociamo le dita perché dovrei andare in Cina a far conoscere la nostra bella musica da tenore pop anche lì. Ma quando tornerò farò questo grande spettacolo in uno dei teatri più belli di Napoli per questi 10 anni di carriera, e chissà che poi succede qualcosa. Speriamo. Grazie assai. Complimenti, alla prossima. Naturalmente siamo qui dalla Basilica di San Francesco di Paola. Chiudiamo praticamente il collegamento. Occhio all'evento. Teleblu Napoli 816. Franco Capasso vi dà la buonanotte.